resistere a tutto questo! Ciao a tutti da Arte per te! Un inizio pieno di terrore per questo video. Eh già, perché infatti oggi mi ero ripromessa di parlarvi di uno dei miei quadri preferiti, l'Urlo di Munch, di cui alle mie spalle potete ammirare una felice riproduzione, opera di un mio carissimo allievo, di cui non farò il nome perché è abbastanza timido, e che ha riprodotto questo quadro dedicandomelo, cioè nella sua opera, questa sono io che guarda il suo quadro. È un quadro pieno di significati, l'intro così scherzoso e dissacrante non vuole essere una mancanza di rispetto per questa bellissima opera d'arte né per Edvard Munch, assolutamente, ma solamente un insieme di modi di interpretazione di questo sentimento che è il terrore che trasuda proprio da quest'opera, non da questa, da questa. Vedete, anche Bucle è terrorizzata da quello che emana proprio quest'opera, e che è un'opera conosciutissima, ma di cui forse il senso più profondo non si comprende mai fino in fondo. Eccomi qui infatti oggi per spiegarvelo, un quadro con una colorifera strabiliante, bellissimo, che mi affascina ogni volta che lo guardo, e mi cattura completamente, traendomi proprio nello sgomento più totale, seppur i colori sono così accesi e presenti. È un quadro di una mirabile tecnica, perché ci sono varie tecniche frammiste inserite al suo interno. È un quadro intimamente legato con la figura dell'artista che lo ha dipinto, come molti quadri, ma che ne rappresenta veramente l'animo interiore, ma è un animo interiore più che di un artista particolare, di un artista uomo che condivide questo senso della paura con tutti gli uomini che guardano appunto quest'opera e che almeno una volta nella vita, spesso anche di più, ne sono travolti e sgomenti. Analizziamolo insieme e parliamone in maniera più approfondita guardando però l'opera originale, che è meglio. Ed ecco la meravigliosa opera di Edvard Munch. Vi parlo un attimino di questo artista, un artista norvegese che nasce nel 1863, la cui opera appunto più famosa, forse la più rappresentativa più che la più famosa, è proprio questo, Il grido o l'urlo di Munch. Munch appartiene a quella corrente che viene detta appunto simbolista. A questo proposito mi pare necessario farvi una brevissima parentesi su quello che è il significato di questa corrente pittorica, il simbolismo. I simbolisti avevano in realtà come fine non rendere attraverso i simboli un sentimento interiore, bensì è quello di superare il loro fine, la pura visibilità delle cose, cioè l'oggetto, il paesaggio nella sua contingenza, cercare di trovare delle corrispondenze tra il mondo oggettivo, quindi il mondo per così e com'è, e le sensazioni che ognuno prova, quindi le sensazioni soggettive che ognuno prova vivendo quel mondo oggettivo. Detto ciò, adesso ci possiamo accostare all'interpretazione dell'urlo di Munch, dipinto nel 1893 con una tecnica mista. Tecnica mista si intende l'insieme di più tecniche pittoriche. Qui infatti questo quadro è dipinto ad olio, a tempera e a pastello su cartone. Ha una dimensione di 91 cm x 73,5 ed è, se volete ammirarlo, conservato alla Galleria Nazionale di Oslo. Allora, questo dipinto appartiene a un ciclo di studi dell'artista che voi dovete immaginare come un grande libro fatto di 4 capitoli fondamentali. Questo libro, questo ciclo di studi, ha come titolo Il fregio della vita e occupa l'artista dal 1893 al 1918. Questo vi fa, questo lasso di tempo vi deve essere indicativo per farvi capire quanto della sua arte e della sua passione
passione ci abbia messo in tutto ciò. Ed è composta, questo libro, facciamo finta che appunto parliamo in termini di libro, è composto da 4 capitoli, uno dei quali si chiama Il risveglio dell'amore, l'altro un altro L'amore che fiorisce e passa, quindi La paura di vivere, a cui appartiene L'urlo, e poi un quarto capitolo che si chiama La morte. Ora, ogni pagina di questo libro è una tela di Munch, e una delle tele principali del terzo capitolo, appunto La paura di vivere, è proprio il grido o l'urlo. Questa opera è il simbolo dell'angoscia provata dal pittore, un pittore la cui vita è stata segnata da eventi nefasti, la morte della madre e poi della sorella per Tisi, lo hanno veramente provato. Questo quadro in particolare è l'espressione di un suo stato di essere momentaneo e reale. Questo è un momento della vita dell'artista realmente vissuta. Infatti lui lo racconta e lo cita e lo descrive, quindi quando si trova la descrizione di un quadro ad opera dello stesso pittore, nessuno più, secondo me, si dovrebbe permettere di aggiungere altro all'interpretazione. Noi che vogliamo conoscerlo in maniera dettagliata cominceremo proprio dalle parole dell'artista. Lui dice: camminavo lungo la strada con 2 amici quando il sole tramontò. Il cielo si tinse all'improvviso di rosso sangue. Mi fermai, mi appoggiai stanco morto ad un recinto. Sul fiordo nero azzurro e sulla città c'erano sangue e lingue di fuoco. I miei amici continuavano a camminare e io tremavo ancora di paura e sentivo che un grande urlo infinito pervadeva la natura. Bene, questo è il significato più profondo del quadro. Ora andiamo a leggere tra le parole di Munch e andiamo ad attribuire un significato pittorico alle sue paure. Molto spesso, anche nella cinematografia, quando qualcuno prova un senso di smarrimento, una forte sensazione di perdita dei punti di riferimento, la pellicola viene portata avanti proprio dando delle ondeggiature, no? A quello che è il frame. Non so se si dica esattamente così, comunque a quello che è lo svolgimento del film. Bene, allo stesso modo qui la pittoricità di Munch vuole darci quel senso di smarrimento usando queste linee curve che fanno perdere di nettezza tutto quello che è l'orizzonte, il cielo, e provocano un senso di smarrimento, un senso di angoscioso movimento a quello che è uno stato interiore che viene estroflesso sul paesaggio. L'unico elemento che rimane dritto e ben definito è la realtà della strada, cioè il percorso che si sta seguendo, dove gli ignari amici di Munch sono andati avanti come se non si accorgessero di tutto quello che gli sta capitando attorno, e lui si ferma e urla la sua disperazione a questa trasformazione del mondo. Lingue di fuoco attraversavano il cielo, vedete questo cielo così permeato di questi colori caldi che si fondono veramente come fosse lava, come fosse fuoco. E nello stesso tempo il paesaggio, le acque, la città sullo sfondo, tutto perde una dimensione contingente e diventa molle, anche il suo corpo diventa molle, come dissossato, come privato della colonna vertebrale, e la sua faccia si trasforma quasi in un teschio, quasi a preludere alla morte che è ineluttabile, avanzerà verso di lui. Ma è una morte fittizia, una morte nella quale si è vivi mentre la si muore, una morte dove uno scheletro vivente urla un terrore che pervade e non lascia scampo, il tutto permeato dalle lingue di fuoco che riverberano la loro luce dappertutto, sulla strada, sulle acque, su tutto il paesaggio attorno e soprattutto sul protagonista, che è messo in primo piano, staccato dal resto dello sfondo, quasi come se lui fosse l'unico comunicatore di quello, senza quasi, come se lui fosse l'unico comunicatore di quello che ci sta dietro. Lui ci sta mandando un messaggio, lui ci urla il pericolo, lui ci vuole avvisare. È come se si affacciasse a una finestra e dicesse: attenti, non venite qua, guardate cosa sta succedendo, la natura urla. Ed effettivamente proprio nel simbolismo sta il fatto di riprendere gli elementi della natura e deviarli a forme simboliche che
esprimano un sentire. Bene, io penso che tutti noi abbiamo detto una volta nella vita: ho avuto tanta paura e mi sono sentita le gambe molli. Guardate questo quadro: ha avuto tanto paura e si è rammollito nelle forme, si è incurvato tutto nelle forme. Dà la sensazione delle gambe molli questo quadro, dà la sensazione di un sentito terrore. Ebbene, poi le interpretazioni che si sono date a questo quadro sono state molteplici. Molto spesso chiamo in un quadro l'espressività diretta, no? Questo uomo con forme appunto di teschio quasi viene sbeffeggiato, sostituendo la sua faccia a quella di mille altri soggetti. Come vi ho detto all'inizio del video, anche il mio allievo ha interpretato un messaggio simbolico di questo quadro, attribuendo il mio terrore alla sua opera. Cosa che in realtà non era, perché ho apprezzato davvero tanto quell'opera come apprezzo questa. Il terrore in ognuno di noi è, come nell'intro del video, posso far attribuire questo terrore a qualsiasi elemento che pervade la vita di ogni uomo. Quindi quello che vuole uscire da questo quadro è il senso di inquietudine, di dramma, che deriva appunto dal vivere in una natura che ci schiaccia, se vuole. In qualunque momento noi saremo schiacciati dal mondo che ci ospita, e questo Munch lo sentiva come un elemento presente nella sua vita, e questo Munch ci ha voluto dare, offrendoci proprio uno scatto, come se fosse un fotogramma della sensazione che lui ha vissuto in quel momento. Auguro a tutti di poter vedere quest'opera dal vero, perché la colorifera è eccezionale, cattura completamente, e anche i movimenti della pittorica ti buttano al di là dell'uomo posto in primo piano. Cioè, paradossalmente, sebbene c'è questa figura nera così presente davanti in primo piano, si è molto attratti dallo sfondo, perché l'uomo da sempre è stato attratto dal mondo che lo circonda e dai pericoli che lo costituiscono. Quindi buona visione di quest'opera, vi auguro di vederla presto e ci vediamo con il finale del video. Spero che l'analisi del quadro di Edvard Munch, L'urlo, chiamato anche Il grido, vi sia piaciuto, che vi abbia dato modo di riflettere su una nuova chiave di interpretazione, fermo restando che, come vi ho già detto prima, ognuno può attribuire il suo sentimento di terrore al grido di Edvard Munch. Non mi rimane null'altro se non suggerirvi di andare a guardare molte delle opere di questo artista, perché ognuna di esse ci dà un senso partecipato delle sensazioni appunto della vita, e non c'è nulla di più bello che vivere la vita sentendola e poter esprimere con una sensazione forte che è data dal colore e dalla visione figurativa di qualcosa che è solamente interiore, quello che ognuno di noi ha dentro. Sono sempre troppo prolissa, e allora da Arte per Te un bacio e alla prossima!